Adesso mentre parlava Matteo, pensavo che io Brescia la conosco particolarmente bene perché mi è toccato anche fare il commissario qua e ne abbiamo vissute veramente di tutti i colori. Innanzitutto, oltre alle persone che hai citato, io volevo ringraziare chi ha fondato l'MGP di Brescia e poi ha gettato le basi affinché tu potessi lavorare e che oggi è un parlamentare del Bresciano, che è Stefano Borghesi. E quando me ne sono andato da commissario mi ho lasciato l'ingrato compito di gestire le tribù guerriere di Brescia e non era una passeggiata, e l'hai fatto egregiamente. Visto che di tempo ne è passato e ne abbiamo viste tante, oggi siamo a governare le regioni del nord con tre presidenti e innanzitutto volevo lasciarvi un contributo prima di parlare della situazione dei giovani su quella che è la situazione in generale. Tanti di voi intanto mi chiamano e mi dicono: sì, però Presidenti, io sono entrato nella Lega perché voglio l'indipendenza della Padania. Oggi abbiamo parlato di devolution nel 2001-2006, poi abbiamo parlato di federalismo fiscale, poi oggi parliamo di 75% di tasse al nord, però noi siamo sempre quelli. Chi di noi ha preso l'avviso di garanzia? Complimenti a chi ha fatto il video. Chi di noi ha fatto le battaglie negli anni scorsi, quando avevamo contro dalla magistratura le forze dell'ordine? Non è che ha cambiato idea. Quello che noi vogliamo è ancora l'indipendenza della Padania, questo deve essere ben chiaro. Poi le strade per raggiungerla sono tantissime. Abbiamo fatto la devolution, va bene, ma io mi ricordo anche il periodo in cui cercavamo di amministrare monocolore gli enti locali, il periodo in cui provocavamo lo Stato, quasi sperando che ci mettesse in galera, punto di domanda, il periodo in cui eravamo movimentisti, le battaglie contro l'immigrazione. Non abbiamo dimenticato niente, le strade sono tante, ma il fine è sempre quello. Poi che si porti a casa un pezzetto di libertà che si chiami devolution, federalismo istituzionale, federalismo fiscale, più tasse a casa nostra, un giorno, il giorno dopo che abbiamo portato a casa quel pezzetto, la strada continua finché la Padania non sia libera, indipendente e sovrana. Detto questo, che è la base da cui partire, ci tenevo a darvi un contributo di carattere squisitamente politico, visto che a Roma non sanno di cosa parlare, dicono togliamo l'IMU, lasciamo l'IMU, togliamo l'IMU, lasciamo l'IMU. La Lega dice una cosa semplicissima: fate quello che volete, ma che le tasse restino qui. Anche perché si dimenticano tutti di dire che tra qualche mese aumenta circa di un euro al metro quadro la tassa sui rifiuti. E uno dice: ma io a Brescia faccio la raccolta differenziata, perché mi devono aumentare la tassa sui rifiuti visto che a Napoli la buttano giù dal balcone? L'aumentano perché il governo Monti ha deciso che quella è l'ennesima tassa che va direttamente a Roma senza passare dagli enti locali, anche se viene pagata da qua. Allora la Lega dice: invece che lasciare questa situazione fiscale, accorpiamo la TAR sull'IMU e diamo un'imposizione esclusiva agli enti locali, in modo che quando un cittadino del nord paga una qualsivoglia tassa, questa tassa resta a casa nostra e non va più a Roma, come succede oggi, senza più tornare. Perché vedete, possiamo parlare di quello che volete, del fatto delle vicende anche antipatiche che hanno coinvolto la Lega, delle vicende che hanno coinvolto la Lega specialmente in provincia di Brescia, perché questa che è sempre stata la punta di diamante della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, nel qualche anno fa ha avuto la candidatura di Renzo Bossi e io c'ero, non è che qua si è gioito particolarmente, eppure si è tirato avanti il carretto. Mi ricordo una nottata, permettimelo Matteo, dove col Gegio, avendo fatto il commissario anche qua, l'avevo vissuta male anche io, siamo andati a ubriacarci, perché non era sicuramente nello spirito, non era sicuramente nello spirito per il quale abbiamo combattuto e lavorato tanti anni, quello di non veder candidato un giovane padano di Brescia qua sul territorio di Brescia.
era più ubriaco di me. E vedete, nonostante certe cose abbiano deluso tanti di noi, abbiano colpito dopo tanti anni di lavoro, anche il sottoscritto, anche io mi sono scoglionato un po' nei mesi scorsi, ho detto, ma non è possibile che nella Lega facciamo questi errori, che ci sia questo tipo di gente. Queste cose ce le siamo lasciate alle spalle, e c'è un dato che dovete tenere ben presente, che al di là delle alchimie, dei moralismi, degli errori che sono umani e del fatto che la perfezione non è di questo mondo, c'è un dato, che la provincia di Brescia ogni santo anno, tra imposte dirette e indirette, paga a Roma 13 miliardi e mezzo e la provincia di Brescia non ha i soldi per asfaltare le strade, non ha i soldi per coprire la cassa integrazione, non ha i soldi per aiutare le aziende e tutelare i posti di lavoro. Questo è il dato di questo paese, che noi paghiamo e qualcun altro si piglia i soldi. Poi detto questo, c'è il bresciano che ruba, c'è il bresciano non onesto, sì, anche qua, ma il problema sono i numeri, dove vanno a finire le risorse del nostro territorio. Questo è il problema irrisolto di questo paese, questo è il problema che nessun governo è ancora riuscito a sistemare, perché c'è mezzo paese che vive di assistenzialismo. E mentre c'è il bresciano coglione che mentre parcheggiavo mi diceva l'avete con voi la barca, perché questo deve essere un rincoglionito totale perché pensa al problema della barca, quando gli rubano 13 miliardi e mezzo ogni anno, e lui probabilmente è anche contento perché fa finta di non saperlo. Questo è il problema della Padania e questo è quello che la Lega vuole assolutamente risolvere. Un'altra cosa, oggi c'è un nuovo governo che prova a fare di nuovo le riforme costituzionali. Dicono che vogliono il Senato federale, bisogna diminuire i parlamentari, a parte che tutte cose giuste, siamo d'accordo, bastava che nel 2006, quando la Lega, sputando tanto sangue, ha portato a casa la riforma della devolution, la facessero passare e oggi tutte quelle cose le avevamo già portate a casa. Però se dobbiamo provare a riformare la Costituzione in senso federale, è di tutta evidenza che per motivi storici la sinistra ha una certa sensibilità sulla Costituzione. Se ci mettiamo Berlusconi a capo della Convenzione, secondo me è un po' difficilino riformare la Costituzione in senso federale. Allora, visto che la Lega ci prova da tanti anni, visto che geneticamente è la Lega che ha dato il là alla riforma costituzionale in senso federale, visto che oggi ci vogliono riprovare per cercare di dare garanzie, chi meglio di un cosiddetto saggio a capo della convenzione, cioè Giancarlo Giorgetti, per cercare di fare le riforme costituzionali e avere il federalismo, visto che per l'ennesima volta ci vogliono provare? Bene, un uomo della Lega. Questa è la proposta che magari qua dal congresso di Brescia potremmo fare come giovani padani. E chiudo con l'escursus su quello che è stato il movimento giovanile qua a Brescia, perché qua si è fatta anche l'assemblea federale, l'unica assemblea federale dei giovani padani dopo l'approvazione dello statuto, e non è che era stata scelta una provincia a caso, era stata scelta Brescia perché era la provincia al momento più efficiente, con un ottimo coordinatore provinciale che al tempo era Stefano Borghesi, con numeri assolutamente imponenti, che primeggiava in tutta la Padania, e quindi motivo d'orgoglio il fare l'assemblea federale a Brescia. In questi anni i giovani padani di Brescia sono stati veramente i numeri uno, lo dico da quello che ha girato tutte le province, che si è spazzato dai giovani di Trieste a quelli dell'Umbria e ha menadito tutte le province lombarde. I giovani di Brescia sono stati veramente i numeri uno, e sono stati i numeri uno quando hanno anche accettato e hanno continuato a lavorare per il movimento candidature che non erano emanazione del loro territorio. Avete tenuto duro, la storia vi ha dato ragione, perché oggi i giovani padani di Brescia sono stati premiati. Adesso l'avventura continua, tornando a parlare però come giovani padani di indipendenza, se volete di secessione, di Padania libera, indipendente e sovrana. La Lega
intraprende le varie strade per raggiungere l'obiettivo, va bene. Ogni tanto si fa fatica a capire, perché una volta ci chiedono di votare come Presidente della Repubblica Marini, una volta scheda bianca, ai miei tempi si votava Miglio alla Presidenza della Repubblica, oggi ci sono altre alchimie e altri compromessi, ma il movimento giovanile deve rappresentare l'essenza della Lega, il nostro DNA. Perché siamo in Lega? Perché siete entrati nel movimento giovanile? Perché vogliamo l'indipendenza della Padania. Tutto il resto sono cose che passano, sono battaglie momentanee, sono le alchimie della politica. Noi vogliamo una terra libera, indipendente e sovrana. E quando in Catalogna e in Scozia faranno il loro referendum per l'indipendenza, al di là che lo vinceranno o no, il giorno dopo lo chiederemo noi. Perché è giusto che un popolo si esprima per la propria libertà. Questo deve sempre fare il movimento giovanile. Mai perdere di vista la barra, che è la nostra bandiera, il sole delle Alpi, la libertà dei nostri popoli. Poi oggi vogliamo un po' più di tasse? Va bene. Proviamo con la Costituzione? Va bene. Ma l'obiettivo è sempre quello, uno Stato sovrano per ricordarci chi siamo e per dire al mondo che la Padania vuole salire e muoversi su questo mondo, all'altezza degli altri popoli. Questo è il messaggio del quale non dobbiamo mai mai dimenticarci, perché troppo spesso nelle alchimie della politica c'è scazzo, e lo scazzo colpisce soprattutto i giovani. Questo non possiamo permetterci. Noi dobbiamo tornare chiaramente a dire qual è il nostro copyright, la nostra bandiera, la nostra battaglia, che nessuno ci può copiare, nessuno ci può copiare. Possono tutti fare i moralisti, dire ma siamo a favore del federalismo anche noi e poi non farlo, continuare a fregarci i soldi facendo finta di interessarsi ai problemi del nord. Quello che nessuno ci potrà mai copiare è il nostro desiderio di libertà, che si chiama Padania, perché va al di là di ogni compromesso politico, e quindi è su quello che come movimento giovanile dobbiamo battere e dobbiamo tornare. Vi ringrazio, viva i giovani padani di Brescia e viva l'indipendenza! Padania libera!